Amici di Campania nel pallone, buon pomeriggio. Siamo al centro sportivo Santa Maria delle Grazie. Qui con noi c'è il presidente della Marignanese Antonio Abete. Allora, presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. La Marignanese ha fatto 5 punti in 5 partite, 4 delle quali fuori casa, in uno scenario complesso come la Serie D e in particolare nel girone pugliese. A tutto ciò si aggiunge l'assenza di una parte consistente del tifo cittadino. Si aspettava una risposta del genere all'interno del campo da parte dei suoi ragazzi? Francesco, a dire la verità, insomma, io sono contento di quello che abbiamo realizzato fino ad oggi. Per semplice motivo, noi siamo una neo eletta in questo girone e quindi costruire una squadra, non diciamo noi, perché un mix di vecchi giocatori già c'erano, quindi con l'innesto di altri ragazzi. Per quello che abbiamo conseguito fino adesso rispetto alle tante situazioni purtroppo negative che ci sono, io devo dirti la verità, io sono contento. Lei ha realizzato un sogno, se possiamo dire così, ovvero quello di riportare la sua squadra a giocare nel suo paese. Quanto è emozionato e quanto ancora manca per compiere appieno quest'opera con l'ondata dei tifosi che tutti attendono? Questo è stato un sogno di quello che noi abbiamo conseguito e dovrebbe essere, e per me è un onore aver conseguito questa grande vittoria, portare questa squadra, questa realtà in Serie D. Questo lo dovrebbe capire innanzitutto anche la nostra città e dovrebbe rispondere, diciamo così, in qualche modo. Non diciamo all'appello, ma perlomeno stare dare un occhio a questa realtà rispetto a quello che ho conseguito nella nostra città, che sicuramente è un valore aggiunto alla nostra città. Quanto è stato fondamentale il mister Luigi Sanchez nel formare un gruppo squadra così unito in così poco tempo e successivamente a concentrare l'attenzione di tutti sul pallone, date le vicende extracampo di cui lei ha appena parlato, potenzialmente pericolose per gli equilibri della squadra? Beh, dirti la verità, questo gruppo, questo staff, innanzitutto Sanchez, compreso Orlando, il direttore, che insieme hanno fatto questo mosaico, diciamo così, di vecchi e nuovi, cioè scelti proprio con il vicino, persone, ragazzi già conosciuti nell'ambiente, persone serie, persone umili, innanzitutto che come vedi insomma a valore aggiunto messi al vecchio gruppo si sta rivelando quello che poi il nostro mister mette in pratica durante gli allenamenti. Certo, a già fare una prima partita in casa a porte chiuse, quando hanno messo la palla a centro, devo dirti la verità, mi sono emozionato, mi sono venuto i brividi. Però giocare in questi termini, senza il pubblico, senza i tifosi, innanzitutto, è un grande peccato. Come se ti trovassi in un deserto e vorresti bere, non c'è acqua per poter Ecco, lei ha espresso molto bene il concetto, però speriamo di poter assistere a delle evoluzioni ancora migliori nel prossimo futuro. mi Passiamo trovavo. a un capitolo che a lei sta molto a cuore, la Marignanese per il sociale. La società ha sempre dato il suo contributo notevole nell'ambito del sociale, con dei progetti di integrazione, anche grazie alla Net Group, indirizzati ai più giovani. Lei stesso è un esempio concreto che si spende in prima persona per i ragazzi, fosse anche solo per offrire loro l'opportunità di assistere ad una partita. Lei ci ha mai pensato ad una Marignanese come strumento di educazione e crescita per i giovani di Marigliano? Sì, questo è un progetto che io lo porto nel cassetto, diciamo, da quando ho cominciato a creare questa società, diciamo dal 2004. Io e te non ci conoscevamo fino a qualche mese fa, grosso modo.
ci siamo sentiti per telefono, tu fai parte di una comunità locale, mi dicesti solo questo è il posto, io non, senza conoscere, senza niente che ti ho detto, Chiamo il collega il Fabio, collega Fabio, certo. che mi disse, cioè, quanti ragazzi sono, portateli al campo subito. Questo che significa? Significa che anche noi, durante il nostro percorso, dalla terza categoria in poi, questa società, quando facevamo allenamenti qua su questo campo di terra battuta, abbiamo sempre ospitato ragazzi che avevano difficoltà e che stavano nelle varie comunità, insomma, Marignano e quant'altro. Abbiamo sempre fatto il nostro meglio di un'integrazione sociale, innanzitutto, perché io per questo aspetto sono molto sensibile, Francesco, dire la verità. E mi auguro che questo progetto che abbiamo parlato nella nostra presentazione, diciamo il calcio alla camorra, tra virgolette, questo è un progetto molto serio. Secondo me è un progetto che già stiamo mettendo in piedi. E quindi, secondo me, io penso che un progetto del genere, una società come la nostra, non solo come la nostra, forse in Italia, non ce ne sento parlare e non esiste. E per me questo è un valore aggiunto che noi metteremo alla nostra società. Grazie. Un'ultimissima domanda, Presidente. Che cosa si sente di dire in questo momento ai suoi tifosi e ai cittadini di Marigliano legati a questa realtà sportiva? Mi sento di dire di starci vicino, Francesco. Io c'è questo gruppo di ragazzi che ci segue. Da quando ormai sono da diversi anni che ci seguono, fanno enormi sacrifici. Loro sudano per la maglia, sudano, cioè, insomma, si provano per questa città e per i valori che questa squadra porta avanti, i valori della città di Marignano, il nome della nostra città, lo portiamo insieme, insieme a questi ragazzi che tanto stanno facendo. A stare vicino a questa squadra. Speriamo che la struttura, quando prima, sia possibile portarli all'interno di questa struttura a far sì che realmente anche i giocatori in campo possano sentire il calore, il loro valore per quanto riguarda il tifo, l'incitamento a questa squadra. Presidente, grazie mille. Ringrazio a te, Francesco, grazie.